insolito, magari diverso da come lo conosciamo a scuola o leggendolo autonomamente, magari incuriositi dalle pagine di questo sommo poeta che ci ricordiamo ancora forse dalle aule scolastiche, quando anni e anni fa leggevamo questo libro a scuola e forse ci affascinavano alcuni versi, tanto che ora ci torna questo senso di profonda umanità, di poesia, che vogliamo rileggere, riconoscere ancora una volta. Dante è un personaggio molto particolare e va analizzato sotto tante sfaccettature, a volte inconoscibili, a volte più difficili da comprendere e da discernere anche nella sua grande opera, che non è solo la Divina Commedia, è tutta la sua vita. Ogni singolo atto che lui ha fatto durante la sua vita, quando è entrato in politica, quando era innamorato di Beatrice, quando ha scritto i sommi versi ormai rimasti immortali nel sentimento contemporaneo e rimarranno famosi, ritorneranno anche nelle generazioni future. Quando in esilio cercava conforto, diceva sa come sa di pane, di sale, ma pane altrui, come duro calle, lo scendere e il salir per l'altrui scale, lontano dalla sua amata Firenze, in ogni cosa che ha compiuto, o nelle sue idee, in qualunque suo moto dell'animo umano, Dante ha sempre posto nel punto più in alto, all'apice del desiderio della sua vita, l'amore. Questo è il fine. Perché l'ultimo viaggio? Viaggio. Noi parliamo di questo, magari pensiamo ai versi di Ulisse, nel suo viaggio oltre le colonne d'Ercole, o pensiamo a Dante, l'ultimo viaggio, forse in paradiso. Ma è ben diverso quello di cui oggi stasera vogliamo parlare. L'ultimo viaggio, cominciato dal breve spazio della Firenze antica, sede dell'umana inquietudine, fino alla somma, al sommo punto del paradiso, nell'empire, alla foce dell'esistenza, lito di quiete, ma l'ultimo viaggio di Dante è dentro di noi. Noi oggi tutti, ripercorrendo la sua vita, continuiamo a scrivere, a perpetuare il suo viaggio, ed è questo il punto nodale di tutta la sua opera, che ha voluto porre come punto nodale, lo stesso nelle pagine della Divina Commedia, nei suoi versi. È questo che ha voluto come fine della sua vita, regalarci qualcosa, qualcosa per poter andare avanti, per poter sperare, per poter sognare. Dante fu un grandissimo sognatore e così noi oggi dobbiamo sognare per rendere merito al suo nome, che ormai è diventato il nome stesso del mistero, della poesia, d'Italia. In questo suo ultimo viaggio, la divina inquietudine dell'uomo è forse parte del nostro destino ed è il più grande dono, se non il maggiore, del mare, nel suo moto ondoso e sempre inquieto intorno alla terra. E sarà questa irrequietezza che guiderà i nostri discendenti verso miriadi di inimmaginabili mete, quando il mare sarà diventato per sempre calmo e la terra un'antica leggenda dimenticata tra le stelle. Quando cominciamo a parlare di Dante, solo a sentire il suo nome, ci sentiamo forse minuscoli di fronte alla sua grande imponenza, imponenza che è aumentata col passare dei lievi nella storica rivoluzione perenne dell'uomo. È diventata una figura imponente dall'alto delle statue erette dai cittadini dell'Italia e del mondo a suo onore. È diventata una figura fondamentale nella scuola, nella cultura, nell'istruzione. Ha perso forse parte di quella umanità che è essenziale per conoscere i suoi versi. Per questo noi oggi, questa sera, dobbiamo indagare l'uomo Dante, non solo il poeta, il divino poeta, che conosciamo tutti. Quindi dobbiamo avere il coraggio di conoscere, sapere altri, abbi il coraggio di conoscere, diceva Kant. E dobbiamo seguire questo principio per poterci addentrare questa prima serata analizzando che cos'è l'amore per Dante. Arriveremo fino alla vetta del paradiso, nell'empire, nel sommo dei cieli, alle stelle da lui così tanto amate, per capire questo valore che lui coglie in ogni parte della sua vita. Mentre nella prossima serata analizzeremo invece l'aspetto politico dell'esilio della sua vita, quindi un altro aspetto fondamentale della vita di Dante.